Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nello scorso video dei pronostici avevo pronosticato 3 schedine e sono entrate ben 0. Perché? Per il cazzo di Napoli che ha deciso di non vincere in casa contro la Dinamo Mosca, mandando a donne di facili puttane la qualificazione. In realtà ancora no, però potrebbe, diciamo, rischiare questa cosa. Avevamo una schedina, l'abbiamo persa per un'altra cosa che non ricordo, ora non mi va di rivedere, l'abbiamo proprio persa. Quella quota 50, il raddoppio e la quota 10 sarebbero entrate entrambe con la vittoria del Napoli contro la Dinamo Kiev, no, contro il Besiktas, contro la Dinamo Kiev. Purtroppo non è arrivata, mannaggia la mignotta, non è arrivata. E niente ragazzi, ci riproviamo questa settimana. Vi ricordo che questo video è in collaborazione con la pagina Facebook Breaking Bet, vi lascio il link in descrizione, pagina Facebook che mi dai consigli per giocare, che mi aiuta a fare questo video e che è molto affidabile. Detto questo, vi ricordo che in questo video troverete una quota 50 per la Serie A, una quota 20 per la Serie A e una quota 2,50. Perché faccio questo tipo di giocate? Faccio questo tipo di giocate perché con la quota 50 dovete metterci 1 euro per vincere 50 euro, con la quota 20 dovete metterci 2 euro per vincere 20 euro, con la quota 2,50 dovete metterci 2 euro per vincere 5 euro e riprendersi tutti i soldi giocati. Detto questo, partiamo subito. Mi tiro più indietro, ve la metto qui alla mia destra, partiamo con la quota 10. Come potete vedere, la prima partita della quota 10 è Palermo-Lazio 2. Il Palermo ha bisogno di una vittoria ed è vero, ma forse ha bisogno anche di un pareggio, andrebbe bene anche un pareggetto perché i rosanero hanno disperato bisogno di punti. Però c'è da dire anche che la Lazio è in una forma smagliante, è superiore al Palermo, è in vista del derby, quindi difficilmente, penso io, non farà i 3 punti a Palermo. La quota è alta, 1,65, e io vorrei approfittarne. La seconda partita invece è quella che oppone la Roma al Pescara. Conosciamo tutti la Roma, probabilmente prenderà un gol, anche se non lo prende comunque ne farà parecchi, quindi io vado a pronosticare l'over 2,5. Quando giochi over 2,5 alla Roma sai che già l'hai presa, cioè la giochi e ti danno i soldi, quindi noi andiamo a giocare over 2,5 alla Roma. Successivamente Empoli-Milan, qua giocherei il 2. L'Empoli per me quest'anno retrocede, una squadra che non ha niente in più della Serie B. La Roma ci ha anche pareggiato 0-0, per cui retrocede di sicuro, come abbiamo pareggiato col Verona l'anno scorso e col Parma 2 anni fa e con il Novara quando fu e con il Bari, e noi pareggiamo sempre con la squadra che poi retrocederà, quindi anche quest'anno già abbiamo dato, cioè anche al ritorno qua ci pareggeremo, ma questo è un altro conto. Il Milan invece è in un buon momento, gli hanno frodato il derby all'ultimo secondo. Dico frodato, vabbè, in senso metaforico ragazzi, nel senso si è visto togliere il derby all'ultimo secondo, anche se comunque non aveva espresso un gioco fantastico, però tra virgolette comunque tra parentesi, perché tra virgolette il Milan potrebbe tranquillamente vincere ad Empoli. La quota è 2, è una quota 2, quindi per noi è molto buona e ce la inficchiamo dentro la schedina. Infine le altre due partite sono Genoa-Juventus, vado sul 2, sempre se a Genova si giocherà, visto il maltempo e visti i vari problemi che stanno affliggendo Genoa. Comunque penso la Juventus dovrebbe vincere senza alcun problema. Infine Bologna-Atalanta, andrei sull'X2, l'Atalanta è in un momento di forma strepitoso, smagliante, speriamo non finisca proprio oggi, visto che settimana scorsa ci hanno rotto il culo a noi, ora devono continuare a farlo. Non mi fido del 2 secco perché il Bologna potrebbe rubare un punticino all'Atalanta, però un X2 per me potrebbe starci, la quota 1,39 è molto buona. Quindi faccio un breve recap leggendolo: Palermo-Lazio 2, Roma-Pescara over, Empoli-Milan 2, Genoa-Juventus 2, Bologna-Cagliari X2 ed è una quota 30. A questo punto passiamo alla quota per riprenderci alla giocata per riprenderci tutti i soldi, ed è la seguente. Ci ho messo solamente 2 partite perché penso che queste si possono verificare. La prima è Napoli-Sassuolo under 2,5 casa, che significa che il Napoli farà al massimo 2 gol, perché io reputo che sarà una partita molto molto bloccata. Ora magari mi sbaglio e finisce 5-1, però penso sia una partita molto bloccata almeno per quanto riguarda il Napoli. Con l'assenza della punta segna poco, magari vincerà 1-2-0, 2-1, però non penso faccia più di 2 gol. E l'altra partita è Torino-Chievo 1x e over 1,5. Il Torino segna tanto, non è detto che vinca, però ci basterebbe l'1-1 in questo momento. Con questa giocata 1x più over 1,5 per me potrebbe essere vincente. Infine invece andiamo a vedere la schedina, quella impossibile, quota 50. Qua dicevo di buttarci dentro solamente 4 partite perché è più facile prenderne 4
4 difficili piuttosto che 8 insidiose, quindi ecco le vostre 4. La prima è Cagliari Udinese. Qua ho deciso di giocare 1 più over 1,5. Io penso che il Cagliari riesca a trionfare contro l'Udinese. Il Cagliari ha bisogno disperato di punti, sappiamo però che il Cagliari prende una fracca di gol, quindi dubito che almeno 2-1 non vinca, ma anche se vince 2-0 la giocata è presa. Prevede una barca di gol, ma prevede una vittoria del Cagliari. Poi Crotone Sampdoria, andrei sull'under 2,5 perché la Samp, a parte che il Crotone si chiude molto, gioca molto di catenaccio e poi all'uscita non ha mai subito una goleada. Fra l'altro ha preso un punto contro la Fiorentina, se non erro, no, già da Firenze, vabbè, ha preso un punto comunque, no, addirittura ha vinto, mi pare, ha vinto in casa contro, ha vinto all'uscita contro il Chievo e poi ha perso 0-2 con il Torino all'ultimo, ha preso 2 gol proprio nel finale. Penso che la Sampdoria non è una squadra che segna così tanto, quindi l'under ci potrebbe stare. Poi Inter Fiorentina, andrei a giocare gol e over perché è una di quelle tipiche partite che se vince una delle due squadre fanno 2-1, 3-1, 3-2, 2-2, dubito che ci lasceranno a secco di gol. Penso vedremo una partita spettacolare. E infine Empoli Milan, andrei a giocare 2 più under 2,5. Questa è tostissima, infatti la quota è 4,45, come potete vedere è tosta tosta tosta, però per me il Milan può vincere senza subire gol, 0-1, 0-2, se subisce gol la giocata è persa, però noi ci proviamo, insomma è una quota 50, ci buttiamo un euro e se esce bene così ve la rileggo: Cagliari Udinese 1 e over 1,5, Crotone Samp under, Inter Fiorentina gol e over, Empoli Milan 2 e under, quota 50. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, vi dato un dislike perché non sono usciti i pronostici d'Europa League, perché non abbiamo raggiunto i like richiesti e perché l'Europa League si perde sempre. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di scrivermi qui sotto cosa ne pensate. Buscia lalla e ci vediamo ad un prossimo video. Ehi ehi ehi, non chiudete il video, devo dirvi una cosa molto importante prima. Visto che i feed di YouTube non vanno benone, vi consiglio, punto 1, di cliccare sulla campanella vicino al canale iscriviti, in modo che vi arrivino tutte le notifiche sul cellulare. Seconda cosa, molto più semplice, andate a cercarmi sul gruppo Telegram. Lì vi aggiornerò per ogni video che uscirà, vi metterò o il link o comunque la foto per farvi capire che è uscito un video. Infine, se vi interessa, mi trovate sia su Facebook che su Instagram con continui aggiornamenti, ovviamente tutto sotto il nome di Sickwolf. Su Instagram, Simone Sickwolf. Mi raccomando ragazzi, fatelo!